chi non ha nessuna pratica. E anche cucirlo non è difficile. Questo strumento serve per ottenere la lunghezza giusta. Questa industria casalinga, a sua volta, procura lavoro a milioni di persone. Fabbricanti di macchine da cucire, negozianti di rifiniture speciali, bottoni, chiusure lampo ed accessori di ogni genere. Alcuni risultati, indumenti a doppio uso come questo. Si rovescia la gonna ed ecco un indumento del tutto diverso. Ancora un'altra variante, con l'aggiunta di una bella cappa. Ci sono dei modelli che costano poche lire e che consentono di farsi un intero guardaroba con 10 combinazioni diverse. Questo bell'abito da passeggio e tutti gli altri che avete visti sono stati fatti in casa su una serie di modelli economicissimi. E sono sufficienti a una signora elegante per vestire bene in qualsiasi occasione. Il Canyon di marmo fa parte di una delle meraviglie del mondo. Il Grand Canyon del Colorado, nell'Arizona. Alcuni tecnici dell'ufficio bonifiche del governo degli Stati Uniti si avviano per la discesa che li condurrà sulla riva del fiume, 1000 metri più in basso. E l'unico modo per arrivare laggiù è questa piccola gabbia vertiginosamente appesa a un cavo d'acciaio. Questi uomini hanno il compito di studiare la località migliore per la costruzione di una diga idroelettrica che dovrà servire gli agricoltori e gli altri abitanti di una vasta zona. Nel piccolo campo eretto sul fondo del canyon si scaricano gli attrezzi e la dinamite. Gli uomini proseguono in barca nella corrente violenta e traditrice. La diga deve essere poggiata su solidissime basi rocciose e la riuscita di tutto il progetto dipende dall'abile lavoro di questi pochi uomini. Dappertutto negli Stati Uniti, migliaia di uomini e ragazzi si dedicano all'affascinante attività della costruzione di aeromodelli. In questa piccola officina lavora un gruppo organizzato. Gli aeroplani costruiti da questi ragazzi dovranno gareggiare con quelli di altri gruppi. Gli aeromodellisti dispongono di tutti i materiali e le parti necessarie a costruire perfetti aeroplani in miniatura. Legni leggeri per ali e fusoliere, motori, eliche e ruote piccolissime. E persino colle e vernici speciali. I ragazzi ottengono questi materiali in regalo da genitori o amici. Oppure se li comprano col denaro guadagnato con qualche piccolo lavoro dopo la scuola.
vuole pazienza, perseveranza e precisione, ma in compenso il divertimento è assicurato. Il modellino è finito. L'istruttore spiega ai ragazzi come farlo volare. Ed eccoci al volo di prova, durante il quale si studiano gli ultimi ritocchi per ottenere il massimo rendimento. Piccolo aeroplano è ora pronto per le gare. Il costruttore ammira orgoglioso il proprio lavoro. Si tengono delle riunioni durante le quali l'istruttore incalza ad interessarsi di aeronautica. Sul campo i ragazzi imparano a manovrare i modelli. Gran giornata oggi, giornata di gara. Il giudice è un pilota vero, pratico di ingegneria aeronautica. Il primo aeromodello è pronto. Eccolo che si innalza come se ai comandi ci fosse un minuscolo pilota. Il giudice guarda, sereno e imparziale, e segue l'aeroplanino fino all'atterraggio. Ogni modello ha le stesse condizioni di gara e il giudizio finale dipende unicamente dal suo comportamento di volo. Al termine della gara, il vincitore riceve il modesto ma ambito premio. Ma la cosa più importante per questi ragazzi è, più che la costruzione degli aeromodelli, l'abitudine al lavoro in comune, alle fraterne e leali competizioni.